Lo scrittore Andrea Camilleri ha conosciuto bene Edoardo e ha portato il suo teatro in TV. Ricordi e confidenze nell'intervista di Loretta Cavaricci. Ne ho un ricordo bellissimo io di Edoardo, e ho un ricordo straordinario delle sue battute e che in realtà dietro le quali si mascherava, perché credo che avesse una sensibilità estrema, estrema. E anche era capace di gesti molto nobili nel momento nel quale era amico. Lei ha avuto l'onore, il merito e la capacità di portare Edoardo De Filippo in televisione. Ho fatto il produttore di tutta la serie, l'ho seguita dall'inizio alla fine. Dire che è stata una simpatia a prima vista è dire esattamente come andarono le cose. Abbiamo lavorato assieme 6 mesi, non abbiamo mai avuto un incidente di percorso, non abbiamo mai avuto nulla. Quei 6 mesi passati con Edoardo mi hanno insegnato più di qualsiasi accademia d'arte drammatica, più di qualsiasi altra cosa, su come si dirigono gli attori e soprattutto sui rapporti. Come ci si rapporta fra attore e attore. E lui che cosa pensava di lei? Finita la trasmissione, io dissi a mia moglie: domani mattina scrivo una lettera a Edoardo per dirgli quanto è stato bello. Però non la scrissi, dico: no, la scrivo domani, la scrivo dopodomani, ma arrivo una lettera ad Edoardo. Che diceva: com'è stato bello lavorare in televisione con uno come voi.